Allora, Attilio Spena, ci siamo informati, è tra i piloti più tenaci, più coriacei, è così? Semplicemente, buonasera, semplicemente dal punto di vista dell'organizzazione, questo sì, ci siamo lasciati, è vero, a luglio con una promessa e l'abbiamo mantenuta, con un po' di difficoltà, c'è da dire che purtroppo c'è stato questo brutto evento a livello nazionale, noi per una questione di organizzazione, pur sensibile a quello che era successo, non abbiamo potuto rinviare, perché ci sono piloti che vengono da fuori, insomma, una serie di cose, però il nostro impegno è stato quello innanzitutto di ricordare con un minuto di silenzio quello che è accaduto e abbiamo organizzato una raccolta fondi. Il Cobra Karting raccoglierà anche un piccolo contributo che sarà versato alle vittime, insomma, del terremoto che c'è stato. Attilio, il viale di Lago Negro un po' si presta, no? Perché è ampio, ci possono fare due corsie e da tutti e due i lati il pubblico può vedere. Sì, in effetti, guardi, mi ha letto negli occhi, è un sogno che diventa realtà, glielo dico proprio con tanta tanta soddisfazione. In passato possiamo dire che nei primi anni 90 fu fatto un qualcosa del genere a merito di alcuni appassionati. È partito un kart in questo momento che sta facendo le prove. Niente, rimase una cosa che è rimasta nella storia, ci sono delle fotografie storiche, correvano i primi anni 90, ci siamo riusciti dopo più di 20 anni, quasi 20 anni, insomma, e niente, siamo felicissimi di questo. Attilio, qual è la difficoltà tecnica più importante o le difficoltà sono di ordine burocratico? Si tratta di difficoltà di ordine burocratico prevalentemente e siamo un po', io voglio dire, crudi a questo tipo di eventi, a questo tipo di manifestazioni. Spesso si associa ai motori rischio, pericolo, in realtà non è proprio così, nel senso che noi ci abbiamo tenuto, insomma, se farà delle riprese poi sarà dimostrato che praticamente i nostri mezzi viaggiano praticamente in totale controllo, a velocità bassissime vi posso garantire per quelle che sono le prestazioni, e abbiamo voluto correre singolarmente proprio per evitare l'agonismo tipico anche di una manifestazione fra amici che può portare poi a piccoli incidenti, toccate che poi magari in pista finiscono là, ma al pubblico potrebbero destare paure o altro. Quindi noi ci teniamo affinché si capisca che è uno sport innanzitutto sicuro. Il kart. Attilio, tu ci dicesti a Trecchina che vi è l'idea, oltre a quella di far conoscere di più questo sport, anche a... io mi chiamo Mario, Attilio, mi sento un po' Mario Poltronieri, non so se ricordi il giornalista che faceva le telecronache. A parte la battuta, tu ci dicesti, allora facciamo conoscere questo sport a Lago Negro, ma il nostro obiettivo è anche di costruire e realizzare una pista a Lago Negro. E... qua riparte un altro sogno, speriamo non ci vogliano 20 anni, il problema è sempre di questo punto, è di ordine economico. Ne parleremo durante l'inverno con l'assessore allo sport a livello provinciale e anche regionale, vediamo cosa si può fare, perché Lago Negro, diciamo che va di diritto a questo punto a avere una priorità, voglio dirlo con un po' così, con tutta modestia, però visto che siamo gli unici, siamo riusciti comunque a avere qualcosa come 25-30 iscritti anche della vicina Campania, voglio dire, quantomeno a fare la domanda per avere una struttura del genere in zona, dovremmo essere almeno, come dire, accolti, poi magari nella realizzazione si vedrà. Complimenti a Attilio e in bocca al lupo per questo pomeriggio. Grazie mille, grazie a lei. Domenico, da dove nasce questa passione? Nasce 2 anni fa, quando mio padre mi comprò il primo kart. Lo comprò spontaneamente o tu hai insistito molto con tuo padre? Spontaneamente. Ti possiamo credere? Sì, sì. Poi? Poi questa passione è andata avanti, è cresciuta e ecco. I risultati. Tu sei il più giovane, ci è parso di vedere, ecco, come ti trovi con quelli più adulti? Ma abbastanza bene, sono persone corrette, educate. Ascolta, il kart come lo vedi nella tua carriera, no? Possiamo definirla già un po' così, di pilota, come il primo gradino, speri poi in altre categorie, ecco, facci capire un po' se in te c'è proprio la volontà di scommettere sull'essere pilota. Per adesso faccio queste garette così amatoriali, così.
poi si vedrà. Prima lo studio, vero? Prima lo studio. Grazie, grazie. Purtroppo, con nostro grande dispiacere, questa manifestazione ricorda nel giorno in cui è stato proclamato il lutto nazionale per le vittime del terremoto che ha colpito il centro Italia. Per tale ragione osserviamo un minuto di silenzio. Grazie. Thank you.
partecipante. Sì, chi è il partecipante? È questo signore? Sì. Quando erano loro? Moltiplicate? Moltiplicate? 3, 22 e 40. 3, 22 e 40. Moltiplicate quando dovrebbero? Quando dovevano essere? 3 e 20. Ah, 3 e 20. 3 e 5. 3 e 20. Dai, chi parte, mo? Spesso come? Il giorno è 3 e 4, 8. Chi c'è, mo? Oh, allora, il tempo di Lovisi è 3 minuti, 22 secondi e 41 centesimi. Vabbè, io sto là, che tu vai quando passi da qua. Ma la venite qua corre via, vanno via di nessuno l'ho visto. Flavio, 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 non là. No, no, là. No, no, no. No. Vai, vai, vai. Se non ti giri te ne ho ottime possibilità. Ma tu stai facendo andare? Fai andare tu che io ho bloccato. Dopo me la faccio. Food.
chiuso.